Ciao a tutti e benvenuti per un'altra puntata qui su ETV Fitness. Io sono Eleonora e oggi lavoreremo tanto con le gambe. Avremo anche un attrezzo, ve lo presento, questo si chiama Step. È un piccolo gradino per aumentare un attimino l'intensità dell'allenamento. Se volete possiamo già iniziare con un piccolo riscaldamento o possiamo iniziare con unendo le gambe, portando i pugni sui fianchi, spalle lontane dalle orecchie, apri bene il petto. Ok, iniziamo con una marcia, la marcia con la destra, e solleva leggermente le ginocchia. Andiamo. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e iniziamo a spostarci. Si chiama step touch, quindi passo e chiudo. Sempre con le spalle lontane dalle orecchie. Vogliamo aumentare un attimino l'intensità. Possiamo aggiungere anche le braccia, portandole avanti a noi e sui fianchi. Sempre petto bello aperto. Oh, molto bene, continua così. Perfetto, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora 2, 2 e poi aumentiamo portando i talloni ai glutei. Le braccia si piegano a 90 gradi e le incrociamo davanti a noi. Oh, molto bene, continua così, non fermarti. Perfetto. Andiamo, forza, cerca di raggiungere con i talloni i tuoi glutei. Perfetto, e ancora 10, 9 alternati, 6, 5, 4, 3, ancora 2, 2 e ritorniamo con lo step touch. Quindi apri e chiudi, continua a muovere le tue braccia. Spalle sempre lontane dalle orecchie. Ottimo. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora 2 e portiamo adesso il ginocchio verso il petto e andiamo a incrociare il gomito con il ginocchio. Prendi il tuo tempo. Qui alziamo il livello. Ok, continua. Perfetto. Respira, mi raccomando. Molto bene. Ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora 2, 2 e ritorniamo con lo step touch. Apri e chiudi, aumentiamo un pochettino, siete con me? Perfetto, andiamo a fare il doppio step touch. Andate e ritorno, sempre al lato destro, andate e ritorno, siamo ancora al riscaldamento, eh? Oh, molto bene, seguimi, stai con me, fantastico. Continua. Ancora 5 volte andate e ritorno. 5 e ritorni. 4. Torni. Ancora 3. E torni. Gli ultimi 2. Perfetto. E ancora un'altra volta andate e ritorno. E adesso stai qui, step touch. Apri e chiudi. Molto bene. Ancora 5. 4, se vuoi puoi tenere ancora le mani sui fianchi e ritorniamo in marcia. Adesso siamo un pochino più caldi e possiamo andare a prendere il nostro step. Perfetto, il nostro gradino, eccoci qua. Sempre con la marcia destra iniziamo a intensificare gli esercizi. Rimani in marcia, andiamo a fare un piccolo passetto verso lo step, saliamo e scendiamo dallo step.
sali destra e sinistra e scendi. È come salire le scale di casa e scendere. Vogliamo aggiungere anche le braccia? Possiamo incrociarle davanti a noi. Molto bene, continua così e non ti fermare. Se riesci a parlare, vuol dire che il tuo cuoricino sta lavorando, ma puoi intensificare di più l'esercizio. Puoi fare anche questo con le braccia senza incrocio, tipo una corsa. Ne facciamo ancora 5. 5, 4, 3, ancora 2 e lo modifichiamo. Iniziamo ad ampliare un attimino di più l'esercizio. Questo si chiama V-step, sempre con la destra, destra, sinistra, destra e sinistra. Sali, sali, scendi, scendi. Un leggerissimo squat sullo step, quindi non tenere le gambe tese, non in questa maniera, ma leggermente flesse. Continua anche a muovere le braccia, apri e chiudi. Perfetto, ne facciamo ancora 5. Continua, 4, 3, ulala, 2, l'ultima volta mettiti in marcia, perché adesso alterneremo le ginocchia sullo step, quindi ginocchio del sinistro, ginocchio destro, alterna, molto bene, continua così, perfetto, non ti fermare. Stai con me, dai, su! Possiamo fare anche la stessa identica cosa portandoci negli angoli dello step, a lato. Perfetto, muovi anche le braccia, mi raccomando. Non ti fermare! Ne facciamo ancora. Ottimo, 4, 4, 3, 2, aumentiamo. Repeaters, 3, 2, 1 e cambio gamba, 3, 2, 1 e cambio, 3, 2, passi molto semplici ma che ti fanno allenare molto le gambe e il tuo cuoricino. Continuiamo così, 3, 2, 1, 3, 2 e cambio gamba, 3, stessa cosa, possiamo farla come prima. 3, 2, 1, all'angolino. 3, 2, 1 e ancora. 3, 2, 1, continua così. 3, 2, siamo tutti insieme, forza. 3, 2, 1, ottimo. 3, 2, ancora una volta alternato. 3, 2, 1, l'ultima volta. Ok, mettiti in marcia, marcia destra. Adesso con le punte dei piedi alternati andiamo a toccare il nostro step, destra, sinistra. Ottimo, respira, usa anche le braccia, usiamo il corpo, il nostro corpo, tonifichiamo. Ottimo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e il tallone. Mi raccomando, sempre le tue ginocchia molto flesse. Andiamo con i talloni. Oh, perfetto ragazzi. Forza, non ti fermare. Se ti vuoi fermare rimani in marcia, ma comunque muoviti. Perfetto, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima volta mettiti in marcia. Adesso porteremo un piede sullo step e un piede a terra. Quindi piede destro, piede a lato, torni al centro, sinistra e torni al centro, destra e sinistra. E alterniamo. Iniziamo un po' con un movimento un pochino più grande. Fantastico ragazzi, dai che ci siamo. Oh, molto bene, perfetto, continua così, punta da una parte, punta dall'altra.
Ottimo lavoro! Continua! Wow! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora due volte, rimaniamo in marcia, perfetto. Adesso qui un esercizio, dovete fare molta attenzione alla vostra schiena, ma andiamo a tonificare un po' i tuoi glutei. Strizza su un piede alternato allo step, solleva anche le braccia. Molto bene, strizziamo i glutei senza inarcare la schiena. Guarda davanti a te, guarda il tuo schermo e seguimi. Molto bene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora due. Oh, molto bene. Stiamo in marcia. Ruota un attimino le spalle. Ancora. Oh, io proporrei una piccola pausa. Ci vediamo tra poco. Bentornati per la seconda parte della nostra tonificazione con lo step. Tante glutei, tante gambe. Iniziamo con una marcia. Oh, molto bene. Abbiamo visto qualche passo sullo step. Andiamo avanti a scoprire quanti altri passi possiamo fare. Esempio, prima abbiamo visto le ginocchia alternate e ora invece verso i glutei, sempre alternati. Continua così, schiena bella dritta, mi raccomando, non inarcare, non guardare a terra, guarda sempre fisso davanti a te. Entrambe le braccia si muovono. Molto bene. Continua. Continua, perfetto. Fantastico. Ottimo lavoro. Ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora 2, 2, ci mettiamo di nuovo in marcia perché andiamo a fare una piccola combinazione, un qualcosina sullo step e un esercizio a terra. Sarà un ginocchio sinistro, destro sullo step e andiamo a fare un piccolo squat. Mi raccomando, devi alternare, quindi parte la gamba destra, va sullo step, un ginocchio sinistro e andiamo in squat. Continuiamo, questa è una piccola combinazione che possiamo fare. Oh, molto bene, perfetto, continuiamo così, ottimo. Ne facciamo ancora, 5 e giù, 4, piccolo step, piccolo squat, 3, ne mancano ancora 2, 2, ultima chance, fantastico, rimaniamo in marcia. Dobbiamo fare la stessa cosa sul lato destro, quindi piede sinistro sullo step, ginocchio destro, piccolo squat e andiamo. Forza ragazzi, dai che ci siamo. Scendi, anche di poco, va bene, l'importante è sentire le gambe lavorare, sentire il tuo corpo lavorare. Andiamo ragazzi, forza, ginocchio destro e squat verso destra e continuiamo così. Molto bene, forza, ne mancano 5, 5 e giù, 4 e giù, 3, ne mancano solo 2, andiamo, andiamo, forza, forza, l'ultima volta, piccola marcia, andiamo a fare dei piccoli calci lateralmente per lavorare l'interno coscia, ok? Quindi andiamo a lato, fammi vedere la pianta del piede, ottimo, e continua, sai tu sai,
Lato lato. Continua a muoverti anche con le braccia. Fantastico. Andiamo ragazzi. Su. Sali sullo step, piccolo calcio. Ne facciamo ancora 10 alternati. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Ancora 2. 2. Piccola marcia, rimani. Perfetto, adesso si chiamano fondi, ma li facciamo sullo step. Quindi, gamba destra, un piccolo affondo, cambio gamba. In questo caso, il mio consiglio è tenere le braccia e le mani lungo i fianchi, pugni sui fianchi e scendi. Perfetto, perché così hai la schiena completamente dritta. Ottimo. Scendi perpendicolare al pavimento. Non venire in avanti. Dobbiamo piegare la gamba dietro. Perfetto, e continuiamo così. Ancora 10, 9, 8, solleva il tallone dietro. 7, 6, 5, 4, 3, ultimi 2, 2, ultima volta. Piccola marcia, fantastico. Adesso mettiamo due esercizi insieme. Li abbiamo già visti, ma ci soffermiamo sullo step, facendo un V-step, piccolo squat, chiudi le gambe, scendendo dallo step, piccolo squat con le gambe unite. Apri, salendo sullo step, piccolo squat, chiudi e ritorni. E ancora, scendi. Chiudi le anche, ottimo, qui mi raccomando la schiena sempre bella dritta, scendi, apri sempre la destra che si solleva dallo step salendo sullo step, ottimo, ancora, anche questa è una piccola piccola combinazione, andiamo, 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 respira, 5, fantastico, e scendi, ancora 4, porta le mani in avanti, ritorna, ne mancano solo 3, forza, andiamo, voilà, chiudi, ancora 2, scendi, ricordati di aprirle anche l'ultima volta, fantastico, scendi, fai uno squat piccolino, marcia, oh, molto bene, adesso vi ricordate le punte di lato? Perché non aumentarne un attimino? Andiamo a farne 3 di punta, andate e ritorno, datemi un occhio. 1, 2, 3, cambio gamba. 1, 2, 3 e cambio gamba. Cosa importante? Tutto il peso sul piede, sulla gamba che va sullo step. Ok? E andiamo. 1, 2, 3, vai indietro e cambio gamba. 1, 2, 3, vai indietro e cambio. 1, 2, 3 e ancora. 1, 2, 3. Fantastico. 1, 2, 3. Continuiamo. 1, 2, 3. Ottimo. Molto bene. Perfetto. Ancora. 1, 2, 3. Cambio. 1, 2, 3. Lo facciamo ancora una volta. 1, 2, 3. Piccola marcia, rimani qui. Ottimo ragazzi, utilizziamo ancora uno step. Dobbiamo scavalcare lo step, un lat curl, scendi in squat. Scavalca, quindi sei costretta e siamo costretti a sollevare la gamba. Solleva, un lat curl e torni. Ancora, lat curl, usa le braccia, ti possono aiutare. Sollevati, scavalca, ottimo, e ancora, fantastico. Questo è un buon allenamento per i tuoi quadricipiti, le tue gambe e per i tuoi glutei. E torni, ancora, 4, e giù, ancora 3, ancora 2,
Ottimo lavoro. L'ultima volta, sempre una piccola marcia per non fermarsi. Perfetto, ragazzi. Adesso andiamo sullo step. Faremo 4 passi sullo step e 4 scendiamo. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Continua così, poi lo trasformeremo. Prendi il tempo. Ottimo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Coraggio. Possiamo aggiungere sullo step. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ginocchia semplicemente alternate quando saliamo sullo step. Sinistra, destra e scendi. Sinistra, destra, che meraviglia. E ancora, 1, 2, scendi. Forza ragazzi, coraggio. Scendi e andiamo. Un ginocchio dopo l'altro, fantastico. Oh, come state? Siete state bene? State ancora con me? Bellissimo. Ancora 4 volte. Voilà. Ancora 3. Ehi, gli ultimi 2. Ci siamo. L'ultima volta. Ok, rimani qui in marcia. Adesso andremo a fare con la gamba destra la stessa cosa verso terra, quindi andiamo ad affondare, l'abbiamo fatto prima, e andiamo a fare uno squat, cambio subito gamba, 1 e a terra, e continuiamo così, destra a lato, sinistra, ottimo, continua, non ti fermare, qui andiamo a scendere un pochino con il cuore, oh perfetto, e scendiamo un po' più a tonificare. Se sali con la destra, vai a destra. Se sali con la sinistra, andiamo a sinistra. Non ti puoi sbagliare. Destra con la destra e sinistra con la sinistra. Un piccolo affondo. Ricordati che l'affondo dobbiamo sollevare il tallone che rimane dietro. Sinistra. Fantastico. Giù. Destra, voilà, e scendi. Immagina di disegnare una L o una T al contrario, e giù, ancora con la sinistra, fantastico, lo facciamo ancora 2 volte completo, destra, wow, e giù, e sinistra, perfetto, l'ultima volta completo, wow, e scendi, ottimo lavoro, e giù, rimaniamo in marcia, lentamente ruotiamo le spalle, apriamole anche sempre in marcia, ruota le spalle piano piano, non marciare più, respira, fai un bel respiro, aggiungiamo le braccia, oh, tira fuori l'aria, riempiamo i polmoni, inspira, espira. Ancora una volta. Ok, ruota una spalla per volta, sciogliamo un attimo. Perfetto. Oh, molto bene, petto bello aperto, chiudiamo le nostre gambe. Io vi aspetto alla prossima puntata di ETV Fitness. Mi raccomando, puntuali.